Ciao fans! Ciao fans! Luna, perché siamo qua oggi? Contro la tua volontà? Perché dobbiamo rispondere a tutte le domande che ci avete fatto. Beh, non tutte perché sono oggettivamente troppe. Sì. Faremo una selezione delle domande che ci avete fatto nelle settimane scorse su Instagram e in questo video andremo a rispondere per la tua felicità. Sei contenta? Tantissimo. Secondo me quello che ha fatto questa domanda qua ha visto troppi film. Se potremo mai regalare una moto, sponsorizzati, cioè nel senso, so chi l'ha fatto di famoso che ha regalato una moto, ovviamente non l'ha pagata lui, ma l'hanno pagata gli sponsor. Peccato che ha tipo 300.000 iscritti o una cosa del genere, quindi noi regaliamo altre cose tipo sorrisi che sono gratis. Non so se va bene uguale, però... Bisogna anche un po' accontentarsi nella vita. No, ovviamente se gli sponsor ci regalano cose da regalare, cosa che succederà al raduno, o è successa al raduno, perché non so quando uscirà questo video. Flashback. Oltre al pranzo ci sarà una bellissima estrazione a premi, quindi quando arriverete vi verrà dato un numerino e con questo numerino potrete vincere a fine pranzo un premio. End of flashback. Noi ovviamente facciamo da tramite tra gli sponsor che comunque gli fa piacere avere riscontro pubblicitario, diciamo, quindi ci regalano dei prodotti da far vedere nei video o da regalare a nostra volta, però noi facciamo da tramite. Se, non so, Yamaha ci regala una moto, ce la teniamo noi. cioè ci serve prima noi, poi se già ne abbiamo due, allora magari possiamo pensarci. Se no. Ok, sono quasi finite. Ti è mai capitato di fare un iSide, chiedono? No, anche perché mediamente vado in giro a 70 all'ora, quindi viene anche difficile farli. No, a parte gli scherzi, sono caduto una volta sola per colpa mia barra della strada, barra dell'inesperienza, perché avevo la moto da poco. C'era un sacco di brecciolino, era aprile, su un tornante in montagna per salire a Bema. Ho fatto la curva troppo piegato e appena ho toccato il gas mi è partita completamente il dietro, perché il 390 non ha i controlli elettronici, e mi sono sdraiato come un pollo. Quindi non è un inside, ma è proprio sono andato giù, e questa è l'unica volta che sono caduto. Flashback. Ragazzi, non potete capire quante cose sono successe da quando ho spento la GoPro dicendo che avrei salutato Luna. Praticamente, a parte che mi sono schiantato, cioè sono proprio caduto, sono caduto come un pollo sulla ghiaia che c'era, che era tutto il giorno che dicevo, oddio quanta ghiaia che c'è. Ecco, ho accelerato un filo su un tornante, mi ha slittato via il posteriore in una maniera incredibile. Mi sono ritrovato per terra senza neanche capire come. Fortunatamente, cioè oddio, ho rotto la leva del cambio, cioè proprio spezzata di netto. Ma neanche a metà, che dici puoi ancora cambiare, arrivi a casa in qualche modo. No, no, alla base, proprio distrutta. Fortunatamente abbiamo operato, abbiamo tolto la leva del cambio dalla sua, l'abbiamo messo sulla mia. Cioè se non c'era sto ragazzo qua che mi salvava, ero a 200 km da casa, col cambio rotto, senza la più pallida idea di come poter tornare. Ah, cadendo, cosa potevo rompere? La lente della GoPro. Tutta crepata, infatti non so come si vedrà. End of flashback. Bene, poi ci chiedono quando ci sposeremo, in che data e in che anno. Non lo so, potresti chiedere a Nostradamus. Magari lui con la sfera di cristallo riesce a risponderti. Perché fai così? Non so, perché rendeva bene il mood della domanda. Bene, non lo sappiamo, il giorno, il mese, l'anno, l'ora, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che devi smettere di far rumore con le mie ciabatte, che se no nel video ci sento tutti i rumori di sottofondo. Quello che sappiamo è che succederà un giorno, ma... No, non lo sappiamo, presumiamo. Tra presumere e averne la certezza ci sono delle differenze. No, ci succederà un giorno, cioè magari non con lui. E appunto, quindi... Però io voglio sposarmi.
Vuoi aggiungere qualcosa? Per ora no. Bene. Chiuderei con l'ultima domanda, perché sono finite. Ci chiedono perché il 390 e non la 03, MT-03. Perché esiste? Eh sì. Ah sì. Perché, sì, perché sì. In realtà l'MT-03 ha meno cavalli e ha un motore più piccolo, e quindi quando ho preso la prima moto ho cercato quella che avesse più cavalli in quel range di cilindrata, che avesse poca spesa di manutenzione e costasse relativamente poco da comprare nuova. E il 390 ai tempi era l'unica che avesse quel motore lì, e che quindi 44 cavalli, e che costasse relativamente poco. L'MT-03 aveva meno cavalli. Adesso c'è anche l'Honda CB500, che forse se ai tempi ci fosse stata avrei potuto valutarla, che ha un motore più grande, ha gli stessi cavalli del 390, ma è anche leggermente più comoda per viaggiare, perché essendo bicilindrica è un po' meglio del mono, strattona meno, eccetera. Luna ha già risposto dicendo: ah, ma perché c'è anche l'MT-03? No, non è vero, no, mi sono ricordata che c'è, sì, però non mi piace esteticamente, cioè almeno io quando ho comprato la moto non ho guardato le caratteristiche tecniche, i cavalli, e il peso del motore, il peso, non ho guardato niente, io ho visto esteticamente mi piaceva e l'ho comprata. Arancione, che figata! Presa. Esatto. 1 week later. Meanwhile. E altre moto, cioè nel senso la 03 è prevalentemente nera, nel senso sì, forse c'ha tre colori come tutte le Yamaha, in tre, sì, colorazioni, nera, blu e forse un altro colore che c'è, cioè, come la 09, sì. Adesso c'è quella blu, quella nera e quella con i cerchi rossi e la vernice. Bene, comunque non mi piace. Cioè, ai tempi, esteticamente la MT-03 non mi piace. Ai tempi comunque non so cosa c'era e che colori c'erano nel 2016, perché non mi ricordo più. Non lo so, io l'ho presa nel 2017, ho visto il 390, bello, arancione, bellissimo, e mi piaceva un sacco e l'ho preso. Bene fans, abbiamo risposto a tutte le vostre domande, quindi per questo video è tutto, vuoi aggiungere qualcosa? O mangiamo una roba al volo e usciamo anche noi, visto che è domenica pomeriggio? E c'è il sole. E c'è il sole? Bene. Non vuoi aggiungere nient'altro? No. Fantastico, quindi se ancora non ci seguite sui vari social, seguiteci Instagram, TikTok, dove abbiamo un botto di follower, e soprattutto ricordatevi che nelle storie di Instagram ogni tanto facciamo queste storie dove chiediamo se avete delle domande e poi vi rispondiamo. Se avete fatto una domanda recentemente e in questo video non avete trovato la risposta, vuol dire che abbiamo già risposto in uno degli altri due video già registrati, cosa che effettivamente è, perché scorrendo le domande molte erano già state fatte e avevamo già risposto, quindi andate a vedere i video vecchi su YouTube che sicuramente troverete la risposta alla stessa domanda che avete fatto voi. Sì, beh, diciamo che ci sono anche delle domande che non possiamo rispondere, a cui non possiamo rispondere. Se il pene penetra l'ano anatra. Sì, bene. Quindi, tipo questa, intendevi? Sì, tipo questa. Bene. Ciao fans! Solo una cosa. Perché? Perché? Ha attirato l'attenzione così, no? Sì, ma tanto. E con questa notizia bomba è tutto. Ciao fans!